Quando due ex partner si concedono sesso senza impegno, succede ai VIP e a molti di noi, ci si lascia e poi capita di condividere momenti di intimità senza conseguenze. L'esperta ci spiega perché accade e cosa può significare. Tra le coppie di star va di moda il richiamino. Anziché contrussarti con Nero Saramazzotti, una splendida foto di Beren Rodriguez, guardate che schianto, guardate che sera che c'è questa donna. Affleck con la Lopez. Damante con la Dell'Ellis. Di Maria Elena Parnaby. Tra le coppie di star va di moda il richiamino. Quando Michel Anziker tra le serie il faceto ha messo a Pio e a Medeo durante la trasmissione Felicissima Sera, che lei ed Eros Ramazzotti avevano fatto qualche richiamino nei periodi in cui erano single entrambi. C'è stato un piccolo terremoto tra i fan, intanto perché di una reunion tra la showgirl svizzera e il cantante romano si è fantasticato per anni. E poi perché per la prima volta in TV si è parlato senza peli sulla lingua e con molta onestà di un'eventualità che riguarda la vita di molte persone che smettono di stare assieme. E cioè anche quando ci si lascia, poi magari può capitare di condividere dei momenti di intimità molto, come dire, intimi, senza che la cosa debba per forza significare il tornare insieme. Nella maggior parte dei casi ci si lascia, non dico male, ma con un po' di conflittualità, spiega Roberta Rossi, psicoterapeuta e sessuologa dell'Istituto di Sessuologia Clinica di Roma. E quindi anche il fortuito incontro sessuale non accade, perché il desiderio se n'è andato con l'amore, la complicità, la voglia di fare famiglia. La Rodriguez con Del Martino. Loro si sono ritrovati. Bene, Rodriguez, 38 anni, c'è ancora tutta una vita davanti questa donna. E il marito Stefano De Martino, 33, felice in spiaggia, a sinistra Lanziker, 46, con l'ex Eros Ramazzotti, 59. Nell'altra pagina Michel con Tommaso Trussardi, 40, dal quale separato dall'anno scorso. Dicevamo, perché il desiderio se n'è andato con l'amore, la complicità, la voglia di fare famiglia. In un numero limitato di coppie, invece, ci si lascia in buoni rapporti e si mantiene una certa confidenza. Si rimane in buoni rapporti e si mantiene una certa confidenza in queste coppie. Se l'intesa sessuale era molto forte, può capitare di ritrovarsi per un momento di piacere e di leggerezza, senza che la cosa abbia conseguenze. E infatti nel caso di Enzo Ramazzotti, i due non sono mai tornati ufficialmente assieme, anzi, si sono entrambi risposati con altre persone, dalle quali poi hanno successivamente divorziato. È bene specificare comunque che nel caso di Michelle ed Eros non sappiamo neppure se effettivamente il famoso richiamino
Si è avvenuto perché subito dopo averlo ammesso, l'anzi che era giunto. Sto scherzando. Poi adesso ero si innamorato e fidanzato. Smentendo la cosa anche sui suoi social. Se solo ricammina con Eros non esistono certezze. Forse ne abbiamo qualcuno in più. Scusate, su quello avvenuto tra Michelle e Tommaso Torsello, il marito dal quale è separato da più di un anno. Gente li aveva accolti in flagrante. Lo scorso gennaio, mentre si scambiavano un bacio furtivo, durante un pranzo sulle piste da sci, lei aveva un tovagliaio a coprire il viso, ma il nostro fotografo era riuscito a immortalare il momento. A quanto pare, però, anche qui c'è stato un nulla di fatto. I due continuano a rimanere separati, a volte invece le richiamino, come lo avete definito voi. È una cosa dalla quale le persone faticano a tenersi lontane, riprende la sessuologa Roberta Rossi. Risponde Roberta Rossi, psicologa e sessuologa, non sempre la passione finisce con la coppia. Alcune coppie vivono una potente attrazione l'uno per l'altro, ma a dispetto di una totale incompatibilità di carattere e di una differenza di vedute su cose importanti come i figli, e vengono da me perché io li aiuto a trovare la quadra per andare d'accordo, ma è un'eventualità molto rara. In questi casi, a fuori di richiamini, ci si trova davanti a un vero e proprio tira e molla, come quello che abbiamo visto durare anni tra Giulia Dell'Ellis e il suo storico ex André Damante. Giulia aveva scritto addirittura un libro dal titolo esplicito sui tradimenti di Damante. Si chiama La Corona. Le corna stanno bene su tutto. Eppure, a qualche mese dalla pubblicazione, la storia era ripresa. Da alcuni anni Giulia, la Damante con Dell'Ellis. Da alcuni anni dicevamo Giulia sta con il rampollocchiello Guselli, Beretta, anche se un recente gossip la darebbe tornata segretamente con Damante, verità o bugia. In alcuni casi, fuori di richiamini, i due tornano assieme e vivono felici e contenti, soprattutto se si ritrovano grandi e più risolti. A 50 anni si è più disposti a mediare e andare verso l'altro. Spiega Rossi, e il traino sessuale può davvero portare a creare nuovamente una coppia stabile. È quello che ci piace pensare, sia accaduto tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Promessi. Promessi sposi all'apice della loro fama di trentenni, belli, sensuali e richiestissimi. I due si sono lasciati nel 2004 alle soglie delle nozze per i tradimenti di lui. Per quasi 20 anni hanno fatto vite separate. Entrambi si sono sposati e hanno avuto figli, e poi nel 2022 si sono ritrovati sposati. Tra il 2004 e il 2022 avranno fatto qualche richiamino. Difficile pensare di no, così come è difficile credere che la passione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si siano messi assieme nel 2012 e presi e lasciati diverse volte. Se è stata silenziosa mentre entrambi avevano altre relazioni, non lo sapremo mai. Sappiamo però che ora sono tornati insieme e si verranno molto felici. Auguri, Maria Elena Barnaby. A volte ci si ritrova, a volte ci si lascia definitivamente. Sono proprio Ben Affleck, 50 anni, e Jennifer Lopez, 53. Si sono lasciati nel 2004 alla vigilia delle nozze e si sono ritrovati e sposati nel 2022.
Nel frattempo avranno fatto qualche richiamino. Nella pagina accanto andrà Damante 33, Giulia Dell'Adis 27. Nel 2017 i tipi della loro tormentata relazione, a furia di richiamini, era diventata un tira e molla. Loro si sono ritrovati, Bene Rodriguez, 38 anni, e il marito Stefano De Martino, 33, felici in spiaggia.